Savadika Pompifan e benvenuti in questo nuovo video di Intanto in Camper. Ho dormito con il cappellino oggi perché giustamente dormendo in camper senza riscaldamento la temperatura si abbassa e avendo tagliato i capelli insomma, ormai ho 51 anni, quindi non è che ho una folta capigliatura. E ho protetto un po' la testa dal freddo e devo dire che ha funzionato. Ho dormito magnificamente, che poi ho due coperte, fondamentalmente una coperta di lana e un piumone sopra, quindi comunque sono protetto dal freddo, non ho grandi. Poi ho provato a chiudere la tendina e ha funzionato ulteriormente questo, il fatto di aver chiuso la tendina, cioè mi sono sentito ancora più protetto, più al calduccio. E niente, questo. Ragazzi, oggi ci sono 8 gradi punto 2, quindi insomma non è poco, ma non è nemmeno molto. 8 gradi, insomma, è l'inverno siracusano, cioè è quella. Siracusa 8 gradi ci sono solo in pieno inverno, fuori ci sono, no, non dentro casa, 8 gradi dentro casa non ci sono. Va bene, comunque ragazzi, volevo invitarvi, se ancora non l'aveste fatto, a iscrivervi al canale e a cliccare sulla ping campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi video. Inoltre volevo anche invitarvi, se volete, a lasciare dei like sotto questo video e sempre, se volete, a condividerlo sui vostri social. Che cosa buona e giusta, ragazzi. Qualcuno dei vostri amici potrebbe anche gradire. Molti non vi toglieranno il saluto sicuramente, ma qualcuno potrebbe anche gradire. Nove e cinque, 9 gradi punto 5 decimi di grado, cioè 9 gradi e mezzo, ragazzi. Ho messo il caffè sopra e quindi sta incominciando a salire rapidamente la temperatura. È un problema, ragazzi, perché non capisco perché la truma sia così chiusi, sia così schizzinosa. Ha funzionato per un mese abbondante, un mese e mezzo, e adesso ha mollato. Forse l'utilizzo accenderla tutti i giorni non è il massimo. Dicevo, non so perché sia così chiusi la truma. Anyway, tanto oggi è sabato, fra 4 giorni, insomma, la faccio vedere, almeno così siamo tranquilli. Io ho intenzione di mettere il cinebasso, quindi d'accordo, però vorrei che la tuma funzionasse, perché oddio, se non funziona ho risolto un problema, nel senso che tolgo la truma e al posto della truma ci metto il cinebasso, quindi avrei risolto un problema, ma siccome io vorrei tenere anche la truma, insomma, mi piacerebbe avere la truma e quindi questo. Vorrei che funzionasse. Per quanto riguarda i propositi di ieri, li ho rispettati, nel senso che avevo detto che avrei finito l'interruttore e infatti ieri poi ho comprato queste vitine. Ah, fra parentesi, ho ritrovato la vite, l'ho ritrovata dopo aver messo l'altra vite. E quindi l'ho conservata qua. Se si nota, sono tutte le viti dorate e una è argentata. Ecco, la vite argentata era la vite originale. Però va bene, io ho risolto lo stesso. L'importante è che funziona. Adesso vi giro, vi faccio vedere il risultato. Siamo anche col flash. Ecco, questo è il risultato finito. L'interruttorino. Certo, è venuto un po' scheggiato il legno al lato. Però va bene. Insomma, l'importante è che ci sia l'interruttore. Ecco perché si vede sfocare, ecco, si vede più a fuoco. L'interruttore, bene, bene. Vi rigiro, ragazzi, vi rigiro. Rieccomi, rieccomi. E quindi ho fatto questo e poi avevo detto che avrei preso gli altri contenitori. Un attimo, che accendo la luce, ragazzi, accendo la luce, dove siamo? Ecco fatto.
Ma insomma, accendo la luce, vi rigiro un attimo, ragazzi, vi rigiro un attimo. Infatti ho preso altri tre. Adesso uno è vuoto, ma lo riempirò subito. Sopra c'ho lenzuola e quant'altro. Qua ho messo, ci sono anche pantaloni, asciugamani e i maglioncini. Qua ci sono le camicie. Ho più una marea di camicie, qualche altro asciugamano, mutandoni quelli lunghi che potrei adoperare per andare a dormire sotto il pigiama. Ecco, vedi, questo è un costume da bagno e poi altre cassette. Quindi poi dovrò riempire questa e diciamo che l'ho quasi svuotato, ormai riempendo le cassette l'ho quasi svuotato, però non è proprio vuoto, vuoto, vuoto. Dietro le cassette c'è altra roba. Ragazzi, c'è altra roba dietro le cassette. Non so se si vede. Si vede? Si vede qualcosa? È tutto scuro, nero? Sì, dai, si vede qualcosa. Comunque, c'è altra roba dietro. Dietro. Ah, così. C'è altra roba dietro le cassette. Rieccomi. Quindi, come abbiamo potuto vedere, un attimo che chiudo. Come abbiamo potuto vedere, spengo la luce. Sì, ho fatto quello che dovevo fare. Adesso devo sistemare. Oggi volevo andare a Bollate per svuotare la cassetta e svuotare le acque. Insomma, per adesso non ci vado. Anche perché devo, ragazzi, io il mio vincolo adesso è che mi serve la corrente elettrica per fare tre video. Cioè, senza corrente elettrica io non posso dovere il computer, non posso fare video. E quindi se devo fare video non posso allontanare da casa. Oh, ce n'è sempre una per cui non posso lasciare casa. E vediamo di risolvere. Ah, 10 gradi e 2 decimi, ragazzi, sta salendo, sale. Nel frattempo il caffè è uscito, quindi ci vediamo fra poco. Io faccio colazione un attimo, ragazzi. Ah. Ragazzi, ormai non ho più la folta capigliatura, per cui ci stanno diradando i capelli e c'è bisogno di proteggere la testa con qualcosa di protettivo. Infatti penso che sia prematuro aver tolto il cappelletto. Stavo bene prima. Comunque, quindi ho fatto i miei buoni propositi di ieri, li ho portati a termine. Oggi, come buoni propositi, c'ho sempre il discorso di fare video e poi verrei qua a ordinare un po' quello che rimane. Vi faccio vedere un po' quello che rimane. Allora, questo è il borsone che col computer che porterò a casa. Poi c'è nella dinette, c'è un po' di casino. Qua, vabbè, la colazione. Ci ho fatto colazione, ragazzi, non vi impressionate. La busta le devo togliere, i libri, non li metto, non li metto perché effettivamente, aspetta, vi rigiro, dicevo, i libri sono un problema, nel senso che mi occupano una dinette intera, cioè una dinette, scusate, un gavone intero, perché non è che ne ho molti qua, ho il gavone sotto un sedile che è già pieno col serbatoio, pompa dell'acqua, batteria e quant'altro. L'altro gavone che è pieno al 25%, quindi un quarto del gavone sotto l'altro sedile che è pieno con cioè il gavone delle bombole. E quindi toglie spazio al sedile e c'è sempre fumo, il vapore e poi il resto del gavone è libero. Però se metto i libri là, io non so se devo vedere, ragazzi, devo vedere come. Poi c'ho il gavone sotto l'altra dinette, l'altra il divanetto dove li tenevo. Però non lo so, è spazio che tolgo a altra roba che potrei stivare, stipare. Gli stipetti, quando ero sulla nave c'avevamo gli stipetti.
Bei tempi, ragazzi. Questo sarei già in pensione. Se fosse stato possibile rimanere, sarei già in pensione. Sì, per quanto riguarda quest'altra parte, vi rigiro, ragazzi. Ecco, per quanto riguarda quest'altra parte, c'ho ancora roba, lenzuola, maglioni e pantaloni e la tuta. Poi qua c'ho documenti, li abbiamo visti la scorsa volta, un altro computer, questo qua è, la batteria è morta, diciamo, però ancora è buono. E poi questi qua sono il cinebasto e questo cartone qua sono gli angolari del pannello e vediamo un po' come si può risolvere il tutto. Quindi, ciao, ragazzi, questa situazione è così. Pare che anche oggi dovrebbe essere una bella giornata, almeno a giudicare dal cinguettio degli uccelli e dal fatto che quando mi sono svegliato alle 6:30 c'era già luce fuori, quindi c'era già l'alba e quindi vuol dire che non ci sono nuvole. Speriamo sia anche calda come giornata, che porti a riscaldare, tanto qua sta riscendendo, siamo a 10 gradi, perché quando si spegne la caffettiera poi giustamente finisce il calore e tende a tornare giù. E niente, speriamo appunto che sia una giornata calda, che mi si ricaricano i pannelli. Insomma, poi tanto la mia vita su Mutong è la sera. È un po' come se io lavorassi, andassi a lavorare la mattina, esco di casa alle 7 e un quarto circa, esco da Mutong alle 7 e un quarto e poi torno verso le 6 e mezza, 7. 6 a seconda di quando finisco il lavoro a casa. Mi piace. Certo, mi piacerebbe poter lavorare su Mutong e quindi non vedo l'ora che possano esserci i pannelli solari sopra, la truma riparata, il cinebasto installato e quindi quando sarà tutto installato poi non avrò problemi di insomma, spostarmi col camper. La prima tappa sarà bollate, ovviamente, per spostare, per scaricare le acque, tutte le acque. E insomma, poter finalmente fun fa essere funzionale, cioè se io apro il rubinetto mi devo poter lavare la faccia tranquillamente, senza aver paura di diventare biondo. Questo. Bene ragazzi, detto questo è il mio progetto della giornata, quindi vi ringrazio di avermi seguito fino a questo momento, vediamo se riesco a tenere fede a questo progetto. Ah, fra parentesi, volevo anche prendere forse un altro contenitore che ci metto tutta, dato per come cassetta degli attrezzi fondamentalmente, metto il trapano, l'avvitatore, metto cacciavite, pinza, cacciavitini e quant'altro c'ho, le vitine che ho preso, quindi un altro contenitore come cassetta degli attrezzi che terrò poi nel gavone esterno, perché tanto che me ne faccio dentro, quando mi serve lo vado a prendere, cioè non è un problema. Dicevo, vi ringrazio per avermi seguito fino a questo momento, Cucumma Crap, e volevo invitarvi, se ancora non l'aveste fatto, a iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi video. Inoltre volevo anche invitarvi, sempre se volete, a lasciare dei like sotto questo video e a condividerlo sui vostri social, che magari qualcuno potrebbe essere interessato. E niente. Noi ci vediamo dopo, se volete, c'è il video sulle criptovalute. Ovviamente sto andando molto a rilento con lo sviluppo del sito, ragazzi, perché non ho molto tempo, non ho tempo.
Ah, oggi un'altra cosa che dovrei fare stamattina è andare al mercatino dell'usato. Ho le ultime cose da portare e gliele porto, vediamo se. Dopodiché raccolgo tutto quello che mi è stato rifiutato da loro e lo porto ad un secondo mercatino dell'usato. Vediamo se il secondo mercatino dell'usato me li accetta, o almeno mi accetta qualcosa. Perché d'altro canto non è molta roba, però insomma non saprei dove metterlo su Mutong, non saprei proprio dove metterlo, a parte che non mi serve. Le terrine, cioè non c'ho il forno che me ne faccio delle terrine, capito? Vabbè, detto questo, ragazzi, vi voglio bene, grazie per avermi seguito fino a questo momento. Leopogammai loco, ci vediamo dopo con il video delle criptovalute se volete, se no, Leopogammai punì, ci vediamo domani. Ah, che splendida giornata, ragazzi. Questo è un piccolo aggiornamento, in quanto oggi mi sono sentito con Emiliano, che è il titolare dell'officina camperista Turbolento, che è sita in Varese, che è praticamente il ragazzo che da qua sto portando Mutong dovrò portare Mutong mercoledì prossimo per appunto sistemare tutto quello che ho da sistemare, pannelli solari, cinebasto e quant'altro. Oh, è proprio una giornata stupenda oggi, come ieri, anche se le previsioni mettono che va 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 va. Mutong è grande quanto un transit. Vi faccio vedere, vi giro un attimo. Questo è Mutong e questo è il Transit. Sono alti uguali e profondi uguali, quindi insomma all'incirca. Ma stavo dicendo, ci siamo sentiti per il discorso della zona arancione e praticamente lui mi ha detto no, per motivi lavorativi lo puoi portare, perché comunque abbiamo preso appuntamento proprio per riparare il camper, quindi motivi lavorativi sono. E quindi lui mi manda una lettera con la quale si dice che il camper è atteso in quel giorno a quell'ora e quindi siamo in regola fondamentalmente, perché effettivamente è così. Cioè il camper si muove solo per essere riparato. E poi già che c'ero gli ho detto, senti, ma c'è la c'è la truma che non mi funziona. Quindi lui mi ha chiesto, ma senti, hai fatto mai pulizia? Ho detto no. Ho tolto il coperchio una volta sola, ma che tipo di truma è? Cioè il camper di che anno è? Del 91? Bene, ok, allora è una truma tizia, 3200 dovrebbe essere, non ho idea di che truma sia. Lui mi ha detto che se è del camper del 91, probabilmente, con molta buona probabilità, è una truma 3200. E mi spiegava, cioè ci sono le batterie, devi vedere di sostituire le batterie. Quindi adesso io sto andando su Mutong, sono qua. E cercherò di sostituire le batterie della truma. Bene, la prima cosa che farò sarà togliere la copertura, come ho fatto nelle ultime 2 sere, e cercare di vedere che tipo di batterie monta. Poi se ho le batterie qua su Mutong cercherò di sostituirle, ma non penso di avercele, perché le batterie su Mutong c'è solamente questa, una piccolissima, quindi non penso che possa andare bene. E poi c'è una, quelle larghe, quelle con i due poli sopra, che se ciò metto la fotografia qua accanto di che tipo di batteria ciò, che non è questa, è quella che vedrete in sovraimpressione qua nel video. Bene, io procedo con lo smontare la copertura. Thank you.
Ok, questa scatoletta qua dovrebbe contenere, questa circondata da ragnatele, dovrebbe contenere le batterie, a quello che mi è stato spiegato. Truma. Il problema sarà come si apre questa scatoletta. Ok, così si è sfilata. Ah, ecco. Ok, ragazzi, provo. Dove siete, ragazzi? Eccovi, provo a sfilare la scatoletta e vi dico se ho trovato le batterie o se ho distrutto la truma. Qualche minuto e sono un attimo da voi, ragazzi. Arrivo. Ragazzi, era più semplice di quello che pensavo, praticamente basta alzare lo sportellino e c'è la batteria, che però io non ho e devo andare a comprare. Quindi adesso vi faccio vedere qua lo sportellino, cercherò di rimettere un po' a posto, mi porto la batteria e cercherò di andarla a comprare. Un attimo, vi giro. Eccoci ragazzi, questa era la scatoletta piena di ragnatele. Ragazzi, manco nei film dell'orrore ho visto tutto questo. Mi chiede Emiliano da quanto tempo è che non si pulisce? Io non ho idea, ma considero che forse c'è, cioè, massimo un anno fa è stata pulita, ma forse anche di più. Allora, fondamentalmente, cioè, lo sportellino è questo. Ecco, aspetta, proviamo a rifissarla come era prima. Proviamo a rifissarla come, ecco, era fissata così, quindi la scatoletta. E questo è lo sportellino che si abbassa e si tira su. E da qui si può togliere la batteria, quindi la sfiliamo. Allora, ecco qua la batteria, è una AA. Quindi adesso vado un attimo al supermercato e vado a comprare le batterie. Una AA con ragnatele. Vediamo se ce l'hanno al supermercato con ragnatele. Se no, pazienza, la prenderò senza. Casomai ce ne metto un po' di queste. Posso fare a sedermi? Ah, ragazzi, eccomi qua. Ah, ce l'ho fatta. Ho comprato le batterie AA e adesso mi accingo a montarle. Mi accingo a montarle. Non me ne serve una sola, ragazzi. Non me ne servono tutte e quattro. Una sola. Una sola ti vorrei. No, un'ora sola. Ce la posso fare, ragazzi. Eccola, questa la mettiamo, la conserviamo. E adesso, ragazzi, vado a montare, vediamo se riesco a portarvi con me, a girarvi, a farvi vedere. Un attimo solo. Ok, adesso con una mano sola, tanto lo sportellino è aperto. Sì, ok, e ok, quindi abbiamo messo, chiudiamo lo sportellino e adesso riavviteremo la truma. Ai. Qua questo lo mettiamo un po' più, ecco, un po' più e un po' meno. Ho rimontato il tutto, adesso proviamo a vedere se la truma funziona, no? Vediamo, vediamo, vediamo. Si riesce a vedere? Funziona, ragazzi, funziona! Funziona! Ah. Non so se si è visto, comunque funziona perfettamente. Era la batteria. Emiliano, sei un grande. Sei un grande. Ti voglio bene, ti voglio bene. Grazie, grazie Emiliano, grazie.
Beh, adesso è veramente tutto, ragazzi. Quindi abbiamo risolto un problema. Ne abbiamo risolti tanti problemi oggi. Intanto abbiamo risolto il problema di mercoledì come recarmi a Varese. E quindi legalmente a Varese. E poi abbiamo risolto anche questo problema della truma. Quindi stasera mettiamo a 2. Perché se sono abituato a svegliarmi con 8 gradi in camper, insomma, se mi sveglio con 11-12 gradi a me va benissimo. Va benissimo. Detto questo, ragazzi, di nuovo Cocumma Crap e Leo Pogammai Loco. Ci vediamo dopo. Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao.